Beh, salve amiche, buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Come state? Spero tutto bene. Allora, qua dietro di me, amica, vedete un casino perché ho appena ritirato la roba dall'asciugatrice, quindi ora devo piegare tutto. E soprattutto, se vedete così buio, cioè questo è fuori, non è chiusa la tenda, è proprio così, è perché sono amiche le 6 del mattino. Io mi sono svegliato, ho fatto skincare, mi sono lavato i capelli, soprattutto perché facevano schifo. Fra pochissimo vado in palestra, poi rilaverò i capelli, eccetera, però stamattina erano proprio orrendi, ho detto io non voglio andare in palestra così. E dopo appunto questi giorni di festività si ritorna in palestra. Ho un sacco di cose da raccontarvi perché appunto questi 4 giorni scorsi c'è stata la mia famiglia. Ieri sono ritornati in Sardegna, mia madre e mio fratello, lo sapete che mio padre non c'è più. Sono stati giorni di fuoco, vi voglio raccontare tutto quello che abbiamo fatto, ma soprattutto amiche io perché mi sono svegliato così presto. Mi sono svegliato così presto perché più tardi alle 10, quindi non fra tantissimo, ho l'appuntamento nello studio medico Trevisan per appunto togliere i rossori. È una cosa che ho prenotato un po' di tempo fa. Per la prima volta andrò a togliere i rossori, quindi quando io faccio così, lo sapete che divento fucsia, tutto questo non ci sarà più, ma sarò finalmente dello stesso colore del collo, quindi come anche queste parti del mio viso. Poi vi spiego meglio tutto dopo perché non ci ho ben capito troppo neanche io su come funziona il macchinario, chiederemo al medico e secondo me potrà aiutare anche tante di voi. Beh, amica mia, io sto morendo, ve lo dico. Oggi allenamento gambe, cioè meglio non essermi mai allenato in vita mia. Eccomi qua, sono appena tornato dalla palestra, sto bevendo un caffè. Generalmente io non lo bevo mai, da quando però ho la macchinetta ogni tanto me lo concedo, soprattutto in queste giornate stancanti, perché praticamente stamattina mi sono appunto svegliata alle 6 e ho messo la sveglia e sono reduce di 4 giorni in cui c'era mia madre e mio fratello, in cui non ho dormito niente perché mia madre e mio fratello hanno iniziato a russare, ma russare che non vi dico, sembrava che venisse giù l'appartamento. Stamattina caffè perché altrimenti avrei dormito a oltranza. Sono ormai le 8 e un quarto, io fra un'ora devo uscire di casa necessariamente perché altrimenti faccio tardi all'appuntamento nello studio medico, è più o meno alla stazione centrale, giù di lì. Comunque, io ora vi ripeto: caffè veloce, faccio colazione, doccia e niente, sistemo un attimo casa e sto uscendo. Ci ho pensato, vi dico la verità, un pochino se farlo, perché io sin da quando sono nato ho questi grandi rossori sul viso e soprattutto passando da un luogo freddo a uno caldo, oppure da uno caldo a uno freddo, mi si scaldano tanto le guance. Infatti io mi rendo conto se per esempio sono struccato come ora, se sono fucsia. Tipo, avendo fatto attività fisica, io mi sento questa parte che è bollente perché appunto ho fatto attività fisica. Però questo mi succede anche quando, non lo so, passo appunto da casa mia che è calda fuori oppure da fuori a dentro e quindi niente, ci ho pensato a lungo perché non lo so, avendo magari il viso molto pallido senza rossori sembrerò morto, però praticamente poi vi ripeto, vi descriverò tutto più avanti, però questo laser va ripetuto per 3 sedute una volta al mese, quindi ora lo faccio a dicembre, poi a gennaio, poi a febbraio e poi va fatto il ritocco una volta all'anno, quindi vi dico. Se magari faccio la prima seduta, e poi faccio la seconda e non mi dovesse magari piacere, basta che non faccio più niente e poi i rossori dopo un po' tornano. Però ecco, volevo provare, ecco, questo tipo di trattamento, giusto così per finire l'anno in bellezza. Mamma mia, quanto è amaro. Allora, amiche, io sono praticamente pronto per andare allo studio medico, tipo fra 10 minuti esco di casa. Comunque, vi faccio vedere ciò che intendevo prima, ma voi lo sapete, tanto ormai guardate i miei video da una vita, che se io faccio così, e considerate che, cioè, non sto sfregando tanto, sto anche solo facendo così, guardate qua come divento rosso, ma in generale qua io non ho toccato nulla, vedete che comunque sono rosso, oppure se faccio così diventa il mento fucsia. E quindi niente, andremo a togliere tutti questi rossori in modo tale, vabbè, qua è dermatite, lasciamo perdere, in modo tale che il mio collo finalmente mecci la faccia, perché ogni volta, poi che essendo anche il fondotinta, mi viene detto: ah, ma tu ti schiarisci di tipo, soprattutto magari mi viene detto su TikTok, ti schiarisci 10 toni. No, amiche, io sono pallido, cioè sono questo colore qua, io sono morto, come posso dire? È che avendo il viso rosso sembro di un altro colore, ma in realtà il mio colore è questo. Soprattutto, sapete dove mi dà fastidio? Qua,
ai lati del naso che io sono costantemente rosso. Vedete tipo anche qua che io non ho sfiorato, che sono rosso fuoco. Mamma mia, sembra che mi stia venendo un colpo di ipertensione. Funziona innanzitutto questo laser. Allora, questo è un laser vascolare, quindi ha come target, come bersaglio, il rosso dell'emoglobina, vede solo quello. Cosa fa? Quando emette la luce, genera del calore che è in grado di andare a ridurre le dimensioni dei capillari. Quindi, come risultato, cosa abbiamo? Una riduzione proprio del rossore visibile, una riduzione anche delle dimensioni dei capillari. Quindi si può usare per chi ha dei rossori diffusi, per chi magari non ha tanto rossore ma tende ad arrossarsi, ad esempio quando ci sono gli sbalzi di temperatura, quando si passa il dischetto per struccarsi, però si può usare anche se ci sono proprio dei capillari ben visibili. È molto indicato anche per chi ha la rosacea, che di norma è abbastanza rosso. Male direi di no, può essere un pochino fastidioso. I pazienti di solito mi dicono che sentono una sensazione un po' di calore e come di spilli. Quindi come il laser poi tranquillamente classico per la rimozione magari dell'osso dei piedi eccetera, Anche cioè, se mai... meno. poi lo proviamo e vi dirò. Ci sono controindicazioni o comunque sia magari un tempo anche non lo so nel quale devi stare a casa perché magari non so ti escono croste, qualsiasi tipo di... Allora, non crea croste, bolle, può creare un po' di rossore che di solito dura qualche ora, al massimo un giorno o due. Bisogna evitare nella settimana prima di fare dei trattamenti esfolianti, di usare acidi molto forti, di fare degli scrub e nei giorni seguenti bisogna evitare tutto quello che già normalmente arrossa, che devo dire che le persone che fanno questo laser già sono attente ad evitare, quindi sauna, bagno turco, prendere il sole, magari fare degli sforzi intensi, uno sport molto ad alta intensità e di nuovo anche nella settimana successiva evitare dei trattamenti che siano molto aggressivi per la pelle. È necessario poi mettere anche la protezione solare, cioè fotosensibilizzante o non c'entra No, assolutamente poi la niente? protezione solare la Vabbè, mettiamo quella noi la sempre mettiamo comunque, sempre. quindi. A few moments later. Allora, amiche, sono tornato a casa, sto un po' riordinando perché ve l'ho detto, in questi giorni c'è stato un macello e vi faccio vedere il regalo da parte di zia C perché ho comprato la macchina, beh, ora fra poco ve la faccio vedere e niente, mi ha regalato il set di tazzine zia C, questo è stato l'unico praticamente regalo che ho ricevuto, nel senso che zia Carolina mi ha regalato la felpa del suo brand e zia Charlie questo set di tazzine così che... Quando ospiti posso offrire il caffè. E niente, devo dire molto molto carine. In ognuna c'è scritto espresso, oppure qua c'è scritto con latte. Secondo me sono molto 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 carine. Ora le lavo perché le ho appena tolte dalla confezione. Passiamo alla macchinetta del caffè. Mi fa ridere che questo alone non è mica sporcizia, è così il piano induzione. Qualcuno l'ha rovinato e è rimasto così. Praticamente macchina del caffè. Allora io ero indeciso perché volevo comprare quella Nespresso. Però ho detto: se compro quella Nespresso, posso prendere solo le cialde Nespresso. Se io prendo dolce gusto, posso prendere solo quelle dolce gusto. Quindi ho detto: fammi vedere un po' su Amazon. Praticamente su Amazon vendono questa macchinetta. Io l'ho presa per il Black Friday di questo brand che si chiama Cotlie, non lo so, boh. Praticamente vengono venduti all'interno della macchina diversi, come posso dire, adattatori. Ora vi faccio vedere. Ora spero di non fare anche danni perché qua c'è la vecchia cialda. Vedete diversi adattatori e in base a questi ve ne danno diversi. Quindi uno, due, un altro l'ho appena lavato ed è qua.
In base a questo potete scegliere le cialde che voi volete. Infatti io qua dentro ho messo le mie cialde di Nespresso che ho comprato sempre con il Black Friday su Amazon e le ho riposte qua. Quindi queste sono quelle Nespresso, ma qua sotto nel mobile ho anche tutte quelle Dolce Gusto. Quindi posso usufruire praticamente di quasi tutte le cialde, nel senso che vabbè, Lavazza a modo mio non è compatibile, però già che Nespresso è Nescafè bla 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 sia compatibile, va benissimo. Poi mi hanno dato anche questo qua. Quindi io volendo posso mettere il classico caffè in polvere che vendono tranquillamente, quello che si fa con la moka, quindi volendo posso utilizzare anche lui. E invece questo qua è l'adattatore per, come posso dire, i filtrini. Cioè ci sono per esempio il caffè, quello che è retato già all'interno praticamente di un filtro, ecco, lo mettete qua. Chiudete, inserite e vi fa o il caffè corto o il caffè lungo. Posso dire la svolta. Io l'ho presa per il Black Friday a quant'era? Tipo 70 euro. Ora mi sa che costa intorno ai 110-120. Amato. Ho amato perché quando è venuta mia madre con mio fratello, io ci sparavo qua tazze, cialde, di tutto e avevano il caffè buono come quello del bar. La svolta, posso dire la svolta. Ovviamente io vi lascio il link giù nell'info box, magari a qualcuno può interessare se lo vuole regalare prima di Capodanno, va bene così. Per quanto riguarda invece il viso, come potete vedere, non sono neanche arrossato dopo la seduta appunto di questo nuovo laser che ho fatto, come avete visto nelle clip precedenti. E penso di avere un capello nel naso. Ora mi cambio, mi metto comodo, casalingo, perché appunto devo fare le lavatrici, amiche mie, ma soprattutto io devo fare anche la spesa. Mi sa che io metto le lavatrici, vado a fare la spesa, così dopo mi cambio e non mi muovo più di casa. Facciamo così, amiche. Allora amiche, eccomi qua, sono appena tornato dalla spesa. Dovete sapere che mia madre quando è venuta mi ha rimproverato perché ha detto che non avevo nulla. Ovviamente io non avevo nulla perché praticamente tutti i 4 giorni che lei è venuta abbiamo mangiato fuori. Quindi se avessi avuto della verdura magari si sarebbe iniziata ad ammaccare. Allora però io pesco le cose a caso e ci tengo a dire che in questa spesa c'è una parte di roba per Capodanno, una parte di altre cose per cibo normale, quindi vita quotidiana, e altre cose da tenere in dispensa per ospiti. Allora, innanzitutto ho ricomprato il mio mix di frutta secca. Amiche mie, la frutta secca, a parte che è la mia scoperta del 2023, la amo, mi piace, soprattutto a colazione, io la adoro alla follia, ma soprattutto costa tantissimo. Non pensavo, amiche mie, costa tipo 2,30 euro, mi pare, di averlo pagato, una cosa del genere, tantissimo. Poi, di scorta, ho preso il mio petto di pollo, che mi piace sempre tantissimo. Poi, sempre continuando con la carne, ho preso gli hamburger di tacchino, che erano in super offerta al Lidl, venivano 2 euro, una cosa del genere. Quindi ho detto, sai che c'è, noi ce li mettiamo. Poi, allora, in teoria ho anche altra carne, non so dove. Ah, boh, vabbè, io pesco. Allora, abbiamo poi l'hamburger, amiche mie, di scottona. Questo probabilmente me lo farò a pranzo perché è di quelli che praticamente scadono oggi. Ho detto, sai che c'è, lo prendiamo. Poi, passiamo alla verdura, amiche mie, ho preso i broccoli. In offerta, sempre Lidl. Non mi ricordo, 2 euro, 1 euro, una cosa del genere, li ho pagati, mi piacciono, non li mangio quasi mai, però ho detto, ma sai che c'è? Ho proprio voglia di broccoletti. Poi ho preso il mix, questo qua per il soffritto. Ci tengo a dire una cosa, allora io il soffritto amo farlo di mio, quindi comprare carota, cipolla, sedano, eccetera, però ho detto, mi serve per Capodanno e soprattutto ho detto se compro una rettina di cipolle, un pacco di carote, un pacco di sedano, poi chi se lo mangia probabilmente andrebbe buttato. Quindi ho detto, sai che c'è? Compro questo mix. Lo utilizzo per Capodanno, il resto lo do a zia Charlie perché so che lo utilizza tantissimo e invece da me come posso dire, si guasterebbe. Quindi per non buttare cibo lo do a zia Charlie. Poi, altra cosa amiche che ho preso, il nostro carissimo cotechino. Per me cotechino a Capodanno, cotechino tutto l'anno. Zampone non mi piace, neanche lo stinco.
il cotechino vince secondo me su tutti. E ho preso ovviamente il, come vi ho detto in precedenza, il misto per il soffritto, perché faccio le lenticchie, le ho già però comprate, quindi le ho nel mobile. Ho preso da mettere in dispensa i biscotti con cereali e frutti rossi e mirtilli rossi. Perché? Perché metti che mi capita qualcuno all'ultimo, una merendina, io faccio il tè con sempre la mia macchina per il caffè eccetera, faccio il tè o una cioccolata e do questi, quindi li teniamo in dispensa e io non li mangio altrimenti, amiche. Con questa cosa, con il fatto che sono una persona golosa, metto in dispensa ma poi non controllo perché ho paura. Sempre per gli ospiti ho preso i golosotti, che praticamente sono la copia dei Nutella Biscuits marchio Lidl. Mi piacciono, li metto sempre in dispensa perché possono sempre servire per sgranocchiare qualcosa, ma non per me, ve l'ho detto, io non, davvero non li mangio quasi mai. Poi ho preso, allora eccoci qua, un altro hamburger di scottone, anche questo era di super offerta, davvero veniva euro, non mi ricordo, una cosa del genere, perché non ho più lo scontrino. Fatemi sapere poi se vi piace questo, come posso dire, questo momento, ecco, di spesa, perché così mantengo lo scontrino e vi dico. Comunque, ho preso i miei budini proteici, amiche, questi mi piacciono troppo, ma non perché sono, come posso dire, proteici e quindi fit, cioè mi piace proprio il gusto, cioè non, io non li compro perché sono proteici, li compro perché sono buoni. E ho preso tutti i gusti possibili, amiche, ne ho veramente tanti perché ne mangio uno al giorno tutti i giorni, quelli cioccolato, questi caramello, nocciola, qua una pila di cose. E come vi ho detto ne ho preso tanti perché ne mangio uno al giorno, mi piacciono troppo. Eccoci qua. E ne, per ora ne ho 6. Secondo me ce n'è anche un altro da qualche parte. Fatemi frugare. Infatti, amiche, ce n'era un settimo per tutti i giorni della settimana. Ho preso, amiche mie, la giardiniera. Questa qua ha lo stesso mobile. Perché ogni tanto, secondo me, nel riso, nelle insalate di riso ci può stare. Era anche se in offerta. Ho ricomprato il mio riso basmati, 2 kg, perché tanto lo faccio fuori un attimo. L'ho appena comprato il pacco, però ne ho preso un altro per sicurezza da mettere in dispensa. Poi ho preso ovviamente i pomodori perché mi piacciono tanto, erano anche questi in offerta. Sappiamo che non è periodo di pomodori, infatti vengono dalla Spagna, però avevo voglia di pomodori, me lo sono comprati. Poi ovviamente mele, perché quando mia madre è venuta mi ha insultato che ho preso le mele gialle. Amiche mie, oggi ho preso le rosse, così bilanciamo. Onestamente io non sento questa grande differenza con le mele, per me una mela vale una mela. Ultimo prodotto, sì, dovrebbe essere l'ultimo perché qua non vedo nient'altro. Sempre per Capodanno, amiche mie, ho comprato la crema Mu con scaglie caramellate del marchio Lidl. Allora, io questa la tengo in dispensa per le persone, perché cosa ho pensato? Poi parliamo anche un attimo della situazione Capodanno. Ho pensato, metti che qualcuno mi porta il pandoro, oppure io stesso compro il pandoro, ce ne posso mettere un po' sopra, così lo faccio al gusto che voglio io, ecco, perché molte volte trovi tipo quel cioccolato un po' sintetico, oppure pistacchio sintetico, quindi ho detto magari così è più buona, non lo so, vabbè, io metto in dispensa, così se qualcuno mi dice voglia di dolce la tiro fuori e faccio bella figura, magari anche spalmata sui biscotti, no, forse così un po' too much. Alla domanda, amiche mie, che cosa fai per Capodanno, vi dico, probabilmente sarò da solo. Allora, zia Charlie, oggi è 27 quando sto registrando, è scesa in Sardegna perché c'è il compleanno di Ale, rimarrà in Sardegna fino al tipo 4-5 gennaio. Succede che praticamente io il 29, fra 2 giorni, devo togliere questo neo che ho qua, che non riesco a farvi vedere, molto grande, e il medico si è ovviamente mi ha avvisato e mi ha detto, siccome lì probabilmente devo mettere un punto, forse anche due, è meglio che tu non faccia stronzate fondamentalmente, perché il mio desiderio era quello di andare in discoteca. Poi ho detto, metti che in discoteca ballando mi si strappa un punto o qualcuno per sbaglio mi dà un calcio, una, che può essere anche una ginocchiata, magari, cioè non lo fa apposta, magari le persone, lo sapete, sono un po' ubriache, dà un colpo qua, amiche, non voglio, ecco, fare stronzate. Quindi ho detto, sai che c'è? Io che ho tutti questi piani incredibili, me ne starò a casa. Amica, l'anno scorso praticamente non c'era nessuno, quindi sono andato a cena con zia Ox l'anno scorso e zia Carla, e poi niente, sono tornato a casa e basta. E quest'anno anche Ox è sola, stiamo cercando di organizzare in modo tale che venga qua a casa mia, facciamo una cenetta qua a casa mia, ci guardiamo un film e basta. E poi rimane magari a dormire qua. Semplicemente questo.
Questi sono i piani fantastici per Capodanno. E niente, io metto ora tutta la roba che vi ho unboxato nel frigo e vado a mettere l'asciugatrice, amiche mie, e poi passiamo al pranzo. C'è un piccolo aggiornamento, io ho pranzato, ma mi sono dimenticato di farvi vedere che cosa ho mangiato. A volte succede, Io intanto sto guardando il video di Iris Babilonia su appunto cioè la saga di Will Smith, I tradimenti di Jada Pinkett, quindi niente, ora me lo sto recuperando. Inoltre, all'interno di questo vlog volevo porvi una domanda. Allora, io ogni mese sto facendo una rubrica su Instagram che ho iniziato il mese scorso, dove tutti i prodotti che io termino, che possono essere skincare, body care, hair care, li conservo e alla fine del mese vi faccio praticamente delle storie dove vi dico quali prodotti mi piacciono, quali non mi sono piaciuti, quali ho odiato, e volevo capire se magari anche qua su YouTube vi potesse far piacere. Perché? Perché allora, per lavoro testiamo tantissimi prodotti. Tante volte però io mi dimentico di darvi quella che può essere una recensione su un prodotto e quindi mi chiedevo magari se potesse farvi piacere, perché ho avuto l'idea di questo video. Questo video io l'ho visto da Ambra Osservatrice Scaltra, che lei ne fa tantissimi, dove lei conserva tutti i prodotti che ha terminato e poi ci fa una mega recensione. E ho detto, ma sai che c'è? Potrebbe essere interessante per la mia community vedere effettivamente magari anche che prodotti utilizzo, perché anche per quanto riguarda la skincare io vario molto i miei prodotti. Per esempio, io ora ho la pelle che è in uno degli stati migliori in cui possa essere. Sto utilizzando dei prodotti molto delicati, ho alleggerito tanto la skincare, però come posso dire, mantenendo degli attivi lenitivi e idratanti. Quindi niente, io vi faccio vedere, così io ve la lancio già lì, vi faccio vedere quelli che sono i prodotti che ho terminato questo mese. Ovviamente magari potrebbero esserci delle aggiunte, visto che ora che sto registrando il 27, in 3 giorni potrei finire qualche altro prodotto. Io ovviamente, se trovo anche i link di questi prodotti, ve li lascio giù nell'info box, perché può magari esservi utile, così cliccate sul link, non dovete stare lì a googolare crema, prodotto, eccetera, eccetera. Se trovo anche qualche codice sconto, ve lo butto lì. Eccoci qua, amiche, nei prodotti finiti, ce li ho qua, ve li descrivo e niente, vi ripeto, trovate tutto qua sotto. Allora, parto a caso con la doppia detersione, amiche mie, di Acuity. Acuity, per chi non lo sapesse, è il brand di Lola, Miss Strawberry Seals, le abita Sassari, però tante volte l'avete vista in Corea, è più in Corea che a Sassari. Amiche, lei ha sviluppato il suo brand di skincare, me li ha inviati, li ho adorati alla follia. Abbiamo doppia detersione, quindi il cleanser in oil e appunto il detergente, super delicati, lavorano bene sulla mia pelle sensibile, non irritano e niente, mi piacciono alla follia. Spero che Lolla me li rimandi. Lolla, se stai guardando, se vuoi fare un pacco per il mio compleanno per il 16 gennaio, noi non ci lamentiamo. Passiamo al prossimo prodotto, che è un detergente coreano. Questa è una mini taglia che è di Innisfree. E amiche, questo è un detergente idratante con aminoacidi. Devo dire, l'ho amato alla follia. È stata una mini size abbastanza lunga, nel senso che ho avuto modo di utilizzarlo per 2 settimane. Mi è piaciuto tantissimo. E niente, anche questo coreano, lo amo alla follia. Sapete che io amo la skincare coreana, inutile che stiamo qua a parlare. Infatti ho finito anche un'altra, The Bubble Double, lo sapete, di Yepoda. Mi piace tantissimo come prodotto. Non so perché ho un fazzoletto pieno di muco. Comunque, continuando, amiche, con il settore skincare. Allora, abbiamo fatto la detersione, facciamo così, abbiamo fatto la detersione, passiamo al tonico. Tonico, ho finito un altro di Mistev, sempre appunto di Yepoda, mi piace tanto. Ve lo dico sempre, sono dei prodotti che ti cambiano proprio la pelle. A me l'hanno cambiata, ho una pelle molto buona, devo essere sincero. Non ho una pelle sicuramente coreana, perché amiche mie non sono coreano, però dopo anni di acne finalmente ho una pelle decente. Passiamo poi invece a un nuovo brand coreano che non è ancora rivenduto in Italia. Io l'ho ricevuto tramite appunto il brand che me l'ha mandato, che appunto si trova sempre anche al Cosmoprof. È un brand che mi ha mandato dei prodotti, mi ha detto, Nico, se li vuoi testare, noi te li mandiamo. Chi siamo noi per rifiutare skincare coreana? Nessuno, amiche mie. Quindi ho finito l'acido ialuronico di questo brand che si chiama EcoB. Io spero che possa essere presto rivenduto in Italia. E anche il contorno occhi del brand. Non mi pare di aver finito altro, no. Perché poi anche del brand ho altri prodotti.
Acido ialuronico, devo essere sincero e onesto con voi, non mi è piaciuto troppissimo. Perché? Perché l'ho trovato estremamente leggero e non tutti gli acidi ialuronici sono uguali. Ci sono quelli un pochino più spessi che comunque rimangono leggeri ma idratanti. Questo era leggero e poco idratante, quindi magari adatto a una pelle un pochino più grassa. Io ho bisogno sicuramente di più idratazione, ho bisogno di un prodotto un pochino più corposo. E invece il contorno occhi, devo dirvi la sincera verità che mi aspettavo di più. Un contorno occhi idratante, niente di più, niente di meno. C'è da dire che io non ho particolari problemi nel contorno occhi, non ho un contorno occhi particolarmente secco, che si screpola, non ho occhiaie, non ho borse, quindi mi va bene più o meno qualsiasi cosa, basta che non mi irriti, e questo non mi irritava. Altro prodotto, vabbè, che ho terminato, dei Repair Hero, ve l'ho detto, mi piace tantissimo la skincare coreana, mi piace tanto Yepoda. Altro prodotto, amiche, sempre coreano, vi giuro che non è una cioè un haul coreano, però io li utilizzo davvero i prodotti coreani e mi piacciono. Questo è di Herborian, me l'ha mandato Herborian stesso, che vi ripeto è sempre un brand coreano. E questo è il Ginseng Super Serum, un siero idratante. Posso dirvi la verità, io questo l'ho finito in circa una settimana, una e mezzo. È stato, cioè, un, non lo so, un siero leggero, idratante, lascia la pelle rimpolpata, levigata. Io amiche posso dire che non so cosa abbiano messo in questo prodotto, però è incredibilmente bello. L'unica cosa è che Herborian costa un pochino e secondo me, per quanto c'è all'interno, che sono, non so, 30 ml, io l'ho fatto fuori in una settimana, un po' pochino, onestamente aumenterei un po' la grandezza del prodotto. Altro prodotto, amiche, sempre skincare, fatemi vedere. Altro prodotto, amiche, skincare, però questa volta bocciata, ma bocciata, amiche, cioè, immaginate un palazzo, ecco, più grande, questo è un bocciato, un fail gigante. Questa è una maschera di Aespa. Aespa, per chi non lo sapesse, è un brand che viene rivenduto su Lookfantastic, è un brand high cost. Aespa ha dei prodotti qualitativamente bellissimi, cioè costano tanto, io ne ho provati tanti, non ve li consiglio, dico in generale i prodotti, perché so che tante di voi cercano dei prodotti un po' medium cost e Aespa è molto costoso, però vi dico, Aespa fa una pelle, amiche, che veramente la skincare coreana va un po' in litigio, ecco, con loro. Vi dicevo, io amo questo brand, l'uomo alla follia. Esistono due tipi di maschere, c'era questa qua che io vi sto mostrando in questo momento e poi c'è un'altra maschera idratante. Questa è la Tree Active Lift and Firm Mask. Questa maschera che cosa ci dice se leggiamo appunto la descrizione? Nourishing mask to smooth and tone, quindi una maschera nutriente per dare un tono e, come posso dire, lasciare la pelle più liscia. Amiche mie, io ve la faccio vedere, guardate questa maschera. A voi che cosa ricorda questo colore verdastro? A me ricorda, amiche, una maschera in argilla. Tant'è che infatti io sono andato anche nel retro della confezione e ho detto magari ho sbagliato io. E ho detto rileggiamo. Applicare generosamente su faccia, collo e décolleté, rilassarsi per 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Amiche mie, perché un bocciato? Perché è una maschera che è secca, io l'ho applicata convinto che mi andasse a idratare la pelle, ve l'ho detto che una pelle tendenzialmente misto secca, perché mi lucido in fronte, nel naso, ma dipende poi anche dalla skincare che faccio, perché se faccio una skincare abbastanza leggera non mi lucido neanche tanto. Dicevo che io l'ho applicata, ho detto che bello, così avrò la pelle super idratata, nutrita, luminosa. Amiche mie, non avete capito? Io sembravo di gesso. Vi lascio magari una foto se la ritrovo, perché l'ho fatta bocciatissima. Non so se abbiano sbagliato a metterla all'interno di questo packaging, se ci sia stato qualche problema su Lookfantastic, non lo so, però l'ho odiata. Invece c'è un'altra versione di questa maschera che è la Tree Active Hydrating, viene circa 80 euro, una cosa del genere, ma io l'ho comprata in sconto a 20 perché c'erano appunto i super saldi eccetera. Devo dirvi la sincera verità che quella invece è incredibilmente bella, cioè idratava la pelle, lasciava proprio la pelle morbida, non lo so, distesa, bella, 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 bella. Questa bocciata, via, non la voglio neanche più vedere.
Questa me l'ha regalata Adriana Spink. Mi ha detto: Nico, io l'adoro, provala e fammi sapere. In realtà dovevo fare anche un lavoro insieme con Vichy, poi non è andato in porto. Però posso dirvi la sincera verità, amica, fa la pelle bella, bella, io l'applico soprattutto la sera prima di andare a dormire, lascia la pelle super morbida, idratata, proprio con la pelle tipo quasi glass skin coreana, però non è appesantita, unta, cioè significa che io posso applicare queste anche volendo truccarmi, io la uso come crema notturna un pochino più corposa, mi trovo da Dio perché poi va a dare proprio idratazione alla pelle, non è solamente una patina, come posso dire, unta, corposa di crema, è proprio idratante, l'amo alla follia in combinazione con l'acido ialuronico. L'acido ialuronico di Vichy, io ve lo lascio qua sotto, ne ho finito tre confezioni, sto per terminare infatti la terza, ma manca veramente pochissimo. E infatti anche quello finirà nei finiti sicuramente fra pochi giorni. Mi piace tanto, 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 l'amo alla follia. Passiamo invece alla protezione solare, che sapete bene che io utilizzo anche d'inverno perché è giusto utilizzarla anche d'inverno, specialmente se non volete riempirvi di macchie. Questa è del brand Round Lab, l'ho comprata io con i miei soldi in Corea, infatti è tutto scritto in coreano. Penso che voi la possiate trovare questa sullo shop di Anna di Persi in Corea che si chiama Kipun Aru. Se la trovo ve lo lascio giù. SPF 50 più, devo dire una tra le più apprezzate in Corea perché ha ricevuto un sacco di premi, un sacco di awards. Ottima, 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 amiche mie. Lascia la pelle idratata, non si screpola, molte volte le protezioni solari si screpolano, la lascia invece idratata, non unta. Mi piace alla follia, l'ho spremuta tutta, questa che c'è dentro è solo aria. Altri prodotti terminati, sempre coreani, no, io vi giuro, amiche, lo so, non lo faccio apposta, ma io non so che dire. Altro prodotto coreano che ho terminato, Laneige, amiche, questa è la Lip Sleeping Mask. Io di questa maschera vi ho già parlato altre volte, ma evidentemente, amiche mie, ce la siamo persa, quindi io ve la rinomino perché l'ho terminata proprio ora. Questa è nella profumazione e nel gusto mango, la maschera labbra notturna migliore che voi possiate trovare. Io questa la uso di notte, ma la utilizzo anche prima di truccarmi. Infatti, più tardi ci trucchiamo assieme. E soprattutto io l'amo alla follia perché lascia le labbra amiche morbidissime. Cioè, se voi avete le labbra che sono cemento armato perché sono secche, si screpolano come le mie, lei un salvavita. Cioè, veramente, veramente ottima. Cioè, lo potete vedere, l'ho terminata. Mi piace alla follia. È incredibile. Altre cose che ho terminato, le Unicorn Vegan di Airburst, vitamine che io continuo a utilizzare dal 2019, mi piacciono tantissimo, sto andando per il secondo pacco, questo era il primo, mi trovo veramente veramente bene. Ho terminato poi questa cera per capelli coreana che mi aveva regalato il parrucchiere coreano quando avevo fatto i capelli da loro. Questa non penso che si possa trovare perché secondo me è proprio il brand del salone nel quale sono andato ed era la Soft Wax. Di un brand che si chiama Triamilia. Mi fa ridere perché Milia è un cognome sardo. Quando tornerò in Corea, sicuramente andrò nuovamente da lui a riprenderla perché mi è piaciuta tanto. Altro prodotto che ho terminato, sempre di Airburst, la loro maschera. Mi è piaciuta tantissimo, mi piace tanto, la utilizzo dal 2019, fa i capelli super morbidi, è una tra le maschere migliori che voi potete trovare in commercio, l'ho messa nei preferiti di quest'anno ma anche dell'anno scorso, perché poi dentro ha 220 ml ma lascia i capelli, amiche, che sono seta. Azzarderei a dire che, amiche mie, mi piace quasi di più di Olaplex numero 8, perché? Perché comunque costa di meno ma ce n'è di più e lascia i capelli molto morbidi. Qua l'ho detto e qua lo nego, questi sono i prodotti finiti per questo mese. Allora, amiche, come promesso stamattina, vi faccio vedere quello che è il make-up di Capodanno. Però, prima di passare al make-up di Capodanno, spero che questo vlog vi piaccia, che è un pochino interattivo, spesa, prodotti finiti. Fatemi sapere se magari vi può interessare maggiormente o preferite dei video un pochino più statici. Come si prepara la pelle a, come posso dire, un make-up importante? Perché sappiamo bene che a Capodanno, perdonate che rimbombo un pochino la voce in bagno, sappiamo bene che a Capodanno ci dobbiamo truccare, il make-up deve resistere almeno fino a mezzanotte, ma generalmente almeno anche fino all'una, alle due. Quindi abbiamo bisogno di un make-up importante, una base arricchita, una base importante e quindi andremo a utilizzare sicuramente tanta cipria. Io vi ho detto che una pelle misto a secca, perché? Perché io mi lucido qua in fronte, nel naso e basta, perché un tempo mi lucidavo anche qua, ma col laser alla barba
I miei follicoli devono essere morti, quindi io ho questa zona secca, questa zona un pochino più unta, ma la fronte qua, cioè qua io sono asciutto, sono secco. Quindi, che cosa fa la vostra fata preferita? Innanzitutto, nel caso, vabbè, facciamo una detersione se lo reputate necessario. Io che cosa, come vado a rinfrescare la mia skincare fatta stamattina? Vado a mettere innanzitutto del tonico. Vi dicevo, vado a mettere un pochino di tonico. Questo l'ho comprato in Corea, è del brand Anhua, è uno dei brand proprio più famosi in questo momento in Corea. Meno male che l'ho preso. E vado appunto a mettere un pochino di tonico e vado a metterlo sul viso. Il tonico in realtà dalle nuove scoperte è qualcosa che si può anche saltare, però a me piace perché mi va un po' tipo a risvegliare la pelle, un po' non lo so, come se mi desse un pochino più di idratazione, non lo so, mi piace sempre il tonico. Successivamente vado a mettere due prodotti che sono due sieri. Il primo è un acido ialuronico, quello di Vichy, che vedete è il mio preferito. Il secondo è un prodotto che ho scoperto da circa una settimana e mezzo, barra due, che è un siero alla bava di lumaca che ha proprietà lenitive, idratanti e soprattutto mi aiuta anche a cicatrizzare prima i brufoli. Mi piace tanto. Perché non vado magari con una crema pastosa, eccetera? Perché innanzitutto possiamo mettere la parte idratante con il primer, cioè possiamo utilizzare un primer idratante, fra poco lo vediamo. In secondo luogo, non voglio appesantire la pelle con troppi prodotti. Vi ho detto che la mia pelle reagisce bene a texture sottile e leggere, quindi texture idratanti, ma abbastanza, come posso dire, leggere. Cioè, che cosa voglio dire? Detto proprio in sintesi, che se io vado ad utilizzare una crema molto corposa, la fronte e il naso, che sono le aree di lucidità, diventano ultra unte. Quindi dovrò incipriare di più. Incipriando di più, soprattutto se lo faccio su tutto il viso, queste parti risulteranno secche e questa parte invece continuerà a lucidarsi perché ho utilizzato una crema troppo spessa. Quindi basiamo la nostra skincare anche in base al make-up che dobbiamo fare. Cioè dobbiamo fare un make-up, vi ripeto, importante, idratiamo, ma il giusto. O comunque sia, magari se vogliamo mettere tanta cipria, idratiamo tanto. Se vogliamo mettere poi poca cipria, possiamo idratare il giusto e poi gestire come noi vogliamo. Dipende molto dalla vostra tipologia di pelle. Tipo io quando trucco mia madre le metto i sieri che io sono andata a utilizzare più anche la crema e con la cipria io gliela spolvero proprio così volante perché mia madre avendo 60 anni una pelle abbastanza secca altrimenti mi diventa di cartongesso. Quindi amiche, acido ialuronico, mi raccomando, l'acido ialuronico sempre sul viso inumidito, quindi applichiamo il nostro tonico, di nuovo ne ho applicato un altro po', perché poi come stavo parlando si è asciugato, acido ialuronico, che vedete che è finito, cioè mi piace troppo, è troppo bello questo acido ialuronico, Vichy Mineral 89, scaldo bene il prodotto e lo massaggio bene così sul viso, io spero che si noti anche la pelle. Vabbè, dopo la vediamo poi magari anche meglio. Comunque, massaggio bene in questo modo, soprattutto il baffo. Il baffo per me è un'area mica terribile perché a seconda della quantità di cipria che utilizzo mi si secca tutto, tutta quest'area diventa di cemento e noi non lo vogliamo. Il prodotto meraviglioso che vi svolta la vita coreano è di COSRX ed è l'Advanced Snail 96. Questo è una essence, un siero, praticamente con bava di lumaca, quindi azione idratante, cicatrizzante. Vedete che ha questa consistenza che è tipo un po'. Ora magari vi avvicino un pochino, eh. Vedete che è tipo gel e si incolla. Comunque, io lo vado a stendere su tutto il viso. Mi piace perché, vi ripeto, è idratante, leggermente, ma proprio leggermente appiccicosa, quindi niente che vi incolla. Però è proprio bello sul viso, cioè lascia questa glass skin. Io mi avvicino. Vedete che lascia la pelle idratata? Cioè, incredibile, incredibile. E io, amiche mie, così concludo la mia skincare pre-makeup. Vi ripeto, se avete bisogno perché avete una pelle un pochino più arida, un po' più secca, potete applicare anche una crema idratante. Io mi fermo così. Applicate magari anche il vostro contornocchi se ne avete bisogno. Io non ho un contornocchi particolarmente secco, quindi mi va bene anche così. Unica cosa,
Se avete delle aree proprio di secchezza, andate magari mirati solo in quel caso. Cioè, cosa voglio dire? Se io noto che magari ho il baffo secco, andate a riprendere un pochino di prodotto, ma può essere anche la vostra crema proprio idratante, e lo applicate di nuovo su queste aree. Per esempio, nel mio caso, il baffo è proprio secco, secca questa zona per via del laser, quindi io lo ripasso in modo tale che sia proprio bello idratato il mio baffo, è che anche il make-up si stenda benissimo. Questa ve l'ho nominata poco fa, è la maschera labbra di Laneige. Questa è nel gusto Gummy Bear, quindi tipo a sapore come posso dire, Big Bubble. E la applico prima di truccarmi in questo modo qua. Lascio anche questo leggero colore rosato che a me piace. E l'applico così che quando poi tocca alle labbra abbiamo le labbra iper mega idratate. Eccoci qui. E questa è la mia skincare. Ora saliamo su e iniziamo, amiche, il muro di Capodanno. Ecco qua, amiche, la pelle. Eccoci qua, amiche. Allora, io spero che si veda, perché sto registrando col telefono e non so, ditemi voi se la qualità vi piace oppure no. Le luci poi tendono a farmi risultare un pochino più idratato di quello che sono, perché in realtà vedete che io non sono appiccicoso, non sono unto, eccetera. Comunque, perché vi stavo dicendo prima della crema, dell'idratazione? Forse siete anche un attimo storti. Perché, amiche? Per esempio, se io andassi a utilizzare un primer come questo è il Plump Right Back di NYX, è quasi anche terminato e mi piace alla follia. Questo è un primer idratante, quindi non solo, ok, non solo mi va ad allungare la durata del make-up, ma mi idrata proprio la pelle. Vedete che, ora lo vedete mentre che lo sto applicando, che è super super idratante e lascia, non so se si vede, leggermente la pelle appiccicosa. Comunque, quindi vi ripeto, potete anche sostituire quello che può essere la vostra crema idratante con un primer idratante anche appiccicoso, quindi avete il doppio del beneficio, ecco, delle caratteristiche. A me personalmente piace una base luminosa nei punti giusti, ma non unta. Quindi io faccio una base tendenzialmente opaca su tutte le parti, mi piace lasciare qua questa leggera luminosità. Non sono più la persona da tanto illuminante, non lo so, cerco di mascherare un pochino di più la texture della pelle. Vi dico anche, amiche, che questa parte di video è in collaborazione con Look Fantastic, quindi tutti i prodotti che voi vedete li trovate sul sito, c'è sempre attivo il mio codice NicoleF e vi ringrazio tanto per utilizzarlo, perché appunto lo dico molto chiaramente, i soldi che io utilizzo anche dalle collaborazioni li metto da parte o li sto investendo per costruire il salone, quindi spero appunto durante il 2024 di riuscire ad aprire, quindi niente, grazie a tutti coloro che faranno un acquisto perché mi aiutano a sostenere poi il mio salone, dove spero di potervi far venire presto. Comunque, vado a prendere i prodotti che mi servono, amiche, e iniziamo a strutturare, ecco, questa situazione. Inizio subito, amiche, dal primer. Utilizzo questo di Luvia perché sappiamo bene che il make-up di Capodanno deve durare tutta la serata. Quindi noi ci spariamo un pochino di primer su tutta, tutta, tutta la palpebra, in questo modo qua. Eccoci qui, belli intensi, sfumo bene con il dito, in modo tale che così il make-up, vi ripeto, ci duri un pochino di più. Vado a prendere questa matita marrone che mi serve come base. Sappiamo bene che alla base di ogni smokey eyes c'è una matita. Io però non ho uno specchio. Vediamo se trovo uno specchio. Sì, vado ad utilizzare questo. Allora, cosa vado a fare? Partiamo da quest'occhio. Partiamo da questo che magari secondo me vedete meglio. E vado a fare semplicemente così, amiche. Questa è la Glide On Eye Pencil 24/7, quindi 24/7 di Urban Decay, colore Corrupt, che è questo marrone scurissimo, che a me piace tanto, veramente, veramente tanto. Ha anche leggermente dei glitterini, ma non si percepiscono praticamente. E la vado a utilizzare come base. Io vado già anche a tracciare quella che può essere la struttura del mio look,
nel senso che voglio che sia bello allungato, e inizio a sfumarla con un pennellino di questo tipo. Questo è il set di Rio, lo trovate anche questo set su Lookfantastic, che costa tipo 30 euro, 30 pennelli, ed è la vita. Io vado a stendere questa matita in questo modo. E come vedete le matite in generale non danno tanto colore, ma rendono, perché le utilizzano tutti? Perché rendono la palpebra appiccicosa. Quindi dopo, quando io ci vado a stendere il colore, mi prende tanto. Quindi io sfumo bene verso l'esterno e soprattutto vado a fare prima gli occhi, perché amiche mie, dopo utilizzando probabilmente del nero, ora devo capire se lo voglio fare marrone, nero, questo smoky, praticamente finirà tutto, altrimenti nel contorno occhi. Quindi io metto magari così, io spero che si veda. Comunque. Una volta fatto questo, che voi mi direte: mamma mia, Nico, che macchiona! Iniziamo a strutturare il look. Io ho portato due palette, ve le faccio vedere. Sono nude, ma con quel qualcosa in più. E sono le palette di Natasha Denona che ho utilizzato di più quest'anno. Quest'anno non ho utilizzato tanti colori, sono stato molto sul nude. E abbiamo la Glam Palette, che ha al centro anche questo nero. Oppure abbiamo la I Need a Nude. Questa palette io l'amo alla follia, ma si vede che le utilizzate questo. L'ho praticamente, cioè, distrutto. E anche questa devo dire che l'ho bella utilizzata. Non so se si nota. Comunque, vado a prendere, amiche, dalla I Need a Nude il colore Tender, questo qua freddo. E iniziamo a strutturare il nostro look. Prendiamo bene, sfumiamo e iniziamo a creare la nostra base. Vado a sfumare ben bene quassù. E questo colore è un colore freddino, tender. Se poi volete invece fare una piega un pochino più calda, potete utilizzare un altro colore più caldo. Potete utilizzare anche una terra, amiche, in mancanza d'altro noi ci arrangiamo con quello che possiamo. Ricordiamoci anche un'altra cosa, amiche, io ho una palpebra incappucciata. Cosa voglio dire? Che se io guardo dritto così, sparisce tutto, cioè non si vede più niente. Non si vede nulla. Quindi io che cosa devo fare? Portare i colori in alto. Ricordate che se avete una palpebra incappucciata, sfumate e portate i colori tutti in alto, altrimenti non si vedrà assolutamente niente. Una volta fatto questo, che cosa vado a fare, amiche? Vado a iniziare a strutturare il mio look. Vediamo se lo trovo. Sì. Vado con questo pennellino che è piatto e vado a prendere il colore Silhouette, che è questo marrone scurissimo. Vi ripeto, poi passeremo probabilmente anche al nero, però iniziamo con lui. E lo vado a stendere su tutta la palpebra. Quindi lo poggio prima qua in basso, in questo modo qua. Io spero che si veda. Mi avvicino anche magari in modo tale che si veda un pochino di più. Vado a prendere di nuovo Tender, il colore di prima, e vado a sfumare piano piano. Perché io anche il colore non l'ho portato tanto in alto, ma mi sono fermato qui. Mi sono fermato qua, amiche, per il semplice fatto che già quando vado a sfumare il colore si solleva. E quindi vado a sollevare quella che può essere la sfumatura. Quindi, onde evitare di fare delle porcherie, quindi ritrovarmi col nero qua e di non riuscire a sfumarlo, lo porto un po' più in basso, siamo sempre in tempo per aggiungere. E poi possiamo anche scegliere se lasciarlo così opaco oppure dopo andare a fare un punto luce. Successivamente, se lo vogliamo rendere ancora più intenso, io vado a prendere ora un altro pennellino perché non voglio sporcare quello di prima, siccome devo fare anche l'altro occhio. E vado a prendere dall'altra palette, vi ripeto, potete utilizzare quello che volete. Questo è il colore però più scuro della I Need a Nude. Possiamo prendere questo nero qua, che poi non è totalmente un nero, ma anche del grigio, sembra più un marrone scuro mischiato con un nero. E anche questo lo andiamo a stratificare sopra in questo modo. Cosa faccio poi ora? Che questo è uno dei miei trucchi da sempre per sempre. Riprendo una salviettina. Non riesco a prenderla, queste sono di Primark, utilizzate quelle che avete a casa, anche quelle per il sedere dei bambini. Apriamo bene la salviettina, incastro il dito in questo modo, riprendo il mio specchio, in questo caso la palette, e vado a seguire la mia linea, cioè io mi guardo dritto, vedete che il mio occhio fa questa cosa qua, e io vado semplicemente a tagliarla in quel modo, quindi io mi guardo dritto e dico ok, da qua
così. Olè, amiche. E poi dopo anche questa parte tanto verrà sfumata meglio, eccetera. Pulisco anche bene l'angolo interno. Olè. Poi voglio fare, amiche, l'angolo interno un pochino più appuntito. Prendo un pennellino come questo tipo da micro pittura. Possiamo prendere o una matita o un ombretto. Ovviamente se utilizziamo una matita sarebbe un eyeliner, sarebbe meglio perché così non si scioglie l'angolo interno. E vado a tracciare qua il mio angolino interno. Quindi a farlo un attimo più allungato. Io non ho un angolo interno allungato, quindi non è bellissimo questo effetto sul mio occhio, però io lo voglio rendere più arabo, quindi lo allungo leggermente. Eccoci amiche, tornate in questi schermi. Abbiamo fatto gli occhi, passiamo alla base. Allora, base viso, ok, mi sono dimenticato un prodotto. Bene, ricominciamo. Eccoci qua. Allora, per avere una base viso, amiche, stupenda, abbiamo messo il nostro primer. Qua la pelle bella preparata, bella idratata, vado a mettere questo qua. Questo è l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Amiche, è un prodotto unico nel suo genere, tant'è che infatti tanti marchi hanno iniziato a copiarlo. Questo è un prodotto che si applica sotto il fondotinta e che dà quell'effetto di pelle da modella. Cioè, se noi pensiamo alle modelle, anche questo pennello è di Rio, hanno sempre questa pelle estremamente luminosa, bella, rimpolpata. Ecco amiche, questo è il loro segreto. Nel senso che è un prodotto questo che dà, come posso dire, quell'effetto proprio luminoso, ma va steso sotto il fondotinta. Cioè, questo non si può usare cioè solo così, amiche, perché saremo praticamente unti. Questa colorazione è scura per me, ma non importa perché? Perché tanto noi andiamo a stendere il fondotinta. Vi ripeto, è un prodotto questo che si applica sotto al fondotinta. Appunto, applicandolo sotto il fondotinta renderà il vostro fondotinta bellissimo e incredibile. Ho bagnato anche la spugnetta, non sempre utilizzo la spugnetta, ultimamente me l'avete visto utilizzare anche in qualche Get Ready With Me, qua ci sono i pennelli sporchi. Sto utilizzando anche i puff, dipende un po' dal giorno. Per amiche andare a idratare un po' la spugnetta, perché comunque io l'ho bagnata quando ho iniziato il make-up occhi, un po' si è sedimentata. Vado ad utilizzare Urban Decay All Nighter. Questo è un setting spray, ma se io lo utilizzo in questo modo e bagno un po' la spugnetta, vado, come posso dire, a rendere la spugnetta un pochino più tipo long lasting. Cioè, nel senso che quando io andrò a stendere il fondotinta e a massaggiarlo con la spugnetta, me lo renderà un pochino più long lasting. Quindi, amiche, segnate, io vi immagino prendendo appunti perché questi sono i trick che ho imparato durante quest'anno seguendo i canali coreani e americani. Come fondotinta vi do due opzioni, una low cost e una un pochino più costosa. Low cost Maybelline Superstay Skin Tint, l'ho scoperto quest'anno, quello con arricchito con vitamina C, io utilizzo il colore 03 e La Vita. È un fondotinta sottilissimo, il più sottile che voi possiate immaginare. Costa poco perché viene intorno agli 8 euro su Lookfantastic, 8-10 euro, aggiungendo poi il codice NicoleF. È un fondotinta leggera barra media coprenza, nel senso che comunque può essere utilizzato da tutti i giorni, ma lo potete stratificare per una coprenza maggiore. Bellissimo. Fondotinta, questo penso incredibile, amica, perché penso sia il fondotinta più bello che io abbia tra tutti quelli che ho, e fidatevi che ne ho tanti. Shiseido, quindi fondotinta giapponese. Questo è il Synchro Skin Radiant Lifting, è il fondotinta preferito di mia madre perché è elastico. Significa che noi, ovviamente, quando ci muoviamo, muoviamo la pelle, il fondotinta magari potrebbe entrare in queste rughette qua, potrebbe entrare qua. Ecco, questo fondotinta si adatta al movimento della nostra pelle, quindi non ci segniamo. Fondotinta bellissimo, io utilizzo la colorazione 120 Ivory. E io vado a stenderlo sul viso. Questo fondotinta ha una coprenza medio-alta. Sappiamo bene che, amiche, il giorno di Capodanno è il giorno in cui dobbiamo essere extra, fondamentalmente. Cioè, non possiamo essere il giorno di Capodanno sobri. Quindi decidete voi se volete fare una base più leggera, Maybelline, se volete fare una base un pochino più strutturata, Shiseido. Amiche, si sfuma. Eccoci qua. Allora, fondotinta steso, io mi avvicino per farvi vedere il fondotinta.
Spero che voi possiate riuscire a vedere il fondotinta. Cioè, vedete quanto è bello, è proprio bello questo fondotinta. È tipo la mia pelle, ma meglio. E soprattutto, riuscite a intravedere la luminosità data dal prodotto precedente? Vedete questa luminosità che dà al di sotto? Vedrete che si vedrà anche con la cipria. Notizia importante, questo è un fondotinta per una pelle misto, secca, matura. Queste sono le categorie. Grassa è troppo, perché comunque sia la versione lifting, la versione idratante, eccetera, eccetera. Quello di Maybelline è un fondotinta che io consiglio una pelle lo stesso, secca, mista, misto grassa, ma non totalmente grassa. Ed è un fondotinta questo, luminoso, ma che dopo una volta sfumato poi si asciuga e diventa un pochino, come posso dire, non opaco, tipo soft focus. Prossimo step, amiche, correttore. Correttore, vi mostro il mio preferito, quello che copre tutto. Ok, amiche, correttore alla mano che mi serve un attimo per schiarire il mio contorno occhi e soprattutto quindi illuminare, perché amiche, coperto, sono coperto, non mi serve altra coprenza. Correttore di Natasha Denona. Questo è stato, secondo me, il migliore di quest'anno. Questo è l'Eye Glam Concealer nel colore R2, quindi rosato. E io, amiche, ne vado a mettere una puntina proprio qua e qua, perché vado leggermente a illuminare questa zona. Il resto è stato già abbondantemente coperto dal fondotinta, quindi non ci serve. Sempre spugnetta, sempre bagnata, e mi sfumo il mio correttore in questo modo. Se vedete, amiche, ora vi svelo questa cosa, io qua proprio sotto, sono pieno di pieghette. Non so perché, nell'ultimo anno mi si sono formate tante pieghe. Mi sono avvicinato anche troppo alle luci e mi stanno lacrimando gli occhi. E quindi io il correttore non lo porto proprio attaccato alla mia rima ciliare inferiore. Una volta fatto questo, passiamo ai prodotti in crema, perché amiche sono state la rivoluzione per me quest'anno. Perché applicare dei prodotti in crema e poi fissarli con le polveri? Perché durano di più. Stiamo facendo una base, amiche. Questo, oddio, mi sta lacrimando l'occhio. No, mi è scesa una lacrimuccia. No. Ricordiamoci sempre, amiche, di una cosa. La base che io vi sto facendo vedere non è una base da tutti i giorni, è una base per le occasioni speciali. Quindi la possiamo utilizzare matrimoni, cresime, capodanno, in discoteca, quindi quella volta a settimana in cui vogliamo essere più. Quindi tutti i segreti, anche che io vi svelo, sono segreti per, come posso dire, una base più potente, ecco, non è quella base che io sceglierei tutti i giorni perché richiede anche un tempo proprio di applicazione maggiore. E se non lo facciamo a capodanno, amiche, questo muro, quando lo dobbiamo fare? Quindi, amiche, io vi voglio vedere extra. Tanti di voi so che mi guardano e magari dicono: no, ma io non sono brava, oppure non mi sento a mio agio. Amica, il giorno di Capodanno arrivo una volta all'anno. Tu pensa alla tua fata preferita con tutti i trucchi, vai bella extra. Non ci importa se magari l'ombretto non è sfumato perfettamente, amica, ci sarà tempo per imparare. Ma tu buttati, truccati, truccati, qua vogliamo vedere amiche creatività e soprattutto vogliamo vedere noi che ce ne freghiamo dal parere degli altri. E per fare i contouring, un prodotto che mi ha svoltato la vita negli ultimi 2 mesi è stato questo prodotto di Shiglam. Allora, io generalmente non amo il brand, ho infatti solo questo prodotto probabilmente nella makeup collection, però posso dirvi che è l'unico brand che mi ha fatto un contouring freddo, per come dico io. Io ho una pelle estremamente chiara, quindi ho bisogno io proprio di un colore freddo per fare contouring. E come potete vedere, questo è finalmente un contouring freddo per una pelle chiara. Perché, amiche, da quando c'è stato il trend dei colori caldi, io intanto mi sto guardando nel telefono, da quando c'è stato il trend dei colori caldi, io non ho più trovato una terra fredda, cioè l'unica terra fredda risaliva praticamente alla Shade and Light di Kat Von D, anche in polvere, questa in crema, e nessuno ha fatto un colore così freddo in crema. Quindi niente, si merita necessariamente un premio. Vado a sfumarlo con un pennellino. Ecco qua, amiche, vedete che il contouring va, e essendo così freddo, va a delineare il mio volto, soprattutto qua,
a dare, come posso dire, a scolpire la mia mandibola senza però essere arancione. Finalmente ce l'abbiamo. Passiamo al blush. Io i prodotti che vi sto facendo vedere sono praticamente tutti i miei preferiti di quest'anno. Blush NARS. Blush anche questo in crema nel colore Dolce Vita, lo trovate su Look Fantastic. È questo colore bellissimo. Io lo amo questo blush perché? Perché è super sottile, amiche, non crea nessun tipo di spessore. Niente, mi piace troppo, veramente, vi giuro, è incredibile perché è quasi un blush tipo acqua, cioè non va a fare spessore, però colora, ma il giusto ed è super naturale come colore. Questo proprio io lo utilizzo quasi ogni giorno quando mi trucco così per essere più presentabile. E ricordiamoci sempre che dovendo ancora anche mettere la cipria. Anche se esageriamo con il blush, poi un pochino se lo porterà via. Ah, io mi sono dimenticato qua di sfumare. Questo mi dimentico sempre. Di sfumare il contouring nelle labbra. L'ho fatto sia sopra che sotto e mi sono dimenticato. Vabbè, sfumo un po' così alla casereccia, come direbbe Marianna. Io mi avvicino. Guardate la texture della pelle. Guardate il make-up. Cioè, è fotonica questa base, è atomica. Per garantire, amiche, maggiore, come posso dire, durabilità al nostro make-up, da spruzzare un pochino di setting spray prima della cipria. Questo è un piccolo trucco, ve l'avevo già svelato, ma ve lo risvelo un'altra volta. Andando a mettere del setting spray prima della cipria, il nostro make-up durerà molto molto di più. Potete utilizzare quello che preferite. Io qua ho il Fix Plus di MAC, ma ho anche quello di Urban Decay. Oggi vado ad utilizzare così, a caso, quello di MAC, che è quello che ho comprato recentemente con i miei soldi. Lo trovate anche questo su Look Fantastic, è bellissimo, e questo è quello matte. Quindi vado. Oddio, però. Ok, una volta fatto questo, asciughiamo. Passiamo, amiche mie, alla cipria. La cipria migliore di quest'anno è la Laura Mercier Tone Up Rose. Io questa l'ho scoperta con Luca Licorice Beauty. Mi piace troppo, troppo perché opacizza ma non secca. La versione classica di questa cipria mi seccava un botto, invece questa l'amo alla follia. Prendo col puff. Amiche, vi metto anche il link del puff, io mi sono dimenticato l'altra volta. Questi li trovate anche su Look Fantastic. Prendo un pochino di cipria, ve lo faccio proprio vedere, ne prendo un pochino. Scarico sulla mano e poi, amiche mie, ci andiamo belli di prepotenza. Perché io ve l'ho detto, amiche, che avrei opacizzato, non sarei rimasto così luminoso. Anche perché non sono coreano, i miei pori si vedono e qua dobbiamo piallare. Voi, amiche, che cosa farete a Capodanno? Fatemi sapere un po' che cosa fate. Perché io, amiche mie, non lo so ancora. Questa è la pelle senza la cipria. Questa è la pelle con la cipria. Cioè, non so se si nota, amiche, ma guardate i pori qua e qua. Cioè, capite la differenza? Ed ecco qua, amiche, l'effetto anche sull'altro lato incipriato. Vedete che tipo non ci sono più i pori? Vado a finire gli occhi in modo semplice, ossia riprendo gli stessi colori che ho messo sopra, li porto semplicemente sotto, faccio la stessa identica cosa, niente di più, niente di meno. Ho deciso di cambiare matite, vado ad utilizzare sempre delle Glide On, ne ho diverse perché mi piacciono troppo queste matite, la Loaded, che è questo colore tipo verde scuro scuro, e vado a mettere lei all'interno. Secondo me è buono, so, mi piace, questo colore tipo grigio verde. Non so, secondo me non si percepisce poi neanche troppo, sembra tipo un colore scuro e basta, e vado a mettere anche questa qua. Per dare un pochino di luce a questo make-up occhi, perché lo potete lasciare anche così opaco, vado a prendere Muse, questo colore, e vado a prenderlo con un pennellino. Anche questo è di Luvia, sempre su Look Fantastic, e lo metto, amiche mie, qua. Io lo voglio qua. Come posso dire, angolo interno, tipo super luminoso.
Mamma mia, che bello! Cioè, guardate. Certo, poi devo rifare l'angolo interno con... perché non ho più il catliner, però vabbè, lo ripassiamo con un eyeliner senza problemi. Passiamo, amiche, a completare questa base. Sopracciglia, anche un'altra cosa. Dovete sapere che, appunto, se avete seguito gli ultimi vlog, quando sono stato da Sofia a Massa, lo sapete che lei si occupa delle mie mani, ma anche delle mie sopracciglia, laminazioni, eccetera, eccetera. Mi ha sbagliato le sopracciglia perché le ha fatte troppo sottili, nel senso che non ci siamo capiti e me le ha fatte troppo sottili. Quindi mi stanno ricrescendo e sono disordinatissime. Però non posso farci altrimenti. Quindi io che cosa faccio? Le pettino e basta con un brow gel. Ora sto togliendo solamente il fondotinta. Le pettino con un brow gel perché? Perché se andassi a riempirle comunque si vedrebbero peli che cadono. Uno schifo, quindi vado solo a pettinarle, non ho voglia di stressarmi in questo capodanno, ecco. Per fare il mio contouring, amiche mie, vado a prendere questa cialda qua. Questa è di Inglot ed è la numero 502. L'ho presa su Lookfantastic perché è una delle poche terre fredde che, come posso dire, mi piace poi sul viso perché è neutro fredda, ecco, non è grigia come il contouring di She Glam che abbiamo utilizzato, però non è neanche arancione, quindi mi piace, cioè scalda il giusto. Questa io ve la consiglio se siete pallidi come me, perché è la vita. Quindi io vado a fare un pochino di contouring, a dare un pochino anche di vitalità, ma soprattutto, amiche, io non avevo provato nulla di Inglot. Devo dire che su Lookfantastic è pieno di prodotti di Inglot, posso dire che sono molto performanti. Non me l'aspettavo e invece mi hanno stupito molto molto positivamente, quindi penso che comprerò sicuramente qualcos'altro del brand. Cioè, vedete che contouring meraviglioso? Ma cosa si può dire a questo contouring? Niente, si può dire niente, quindi non diremo niente. Un'altra cosa che possiamo fare, se magari, non lo so, non abbiamo molti soldi, amiche, vogliamo cercare di ottimizzare, vado a prendere questo colore qua che è Vague, che è un blush, cioè è un ombretto, però lo posso usare anche come blush, oppure posso usare anche Wit, questo qua. Ne vado a prendere poco, perché comunque essendo ombretti sono molto più pigmentati rispetto a una terra. Quindi io scarico bene, ne prendo un po', ma scarico bene, scarico anche un pochino qua. E poi vado a stenderlo sul mio viso. Cioè, ma questo colore. Io non dirò niente perché è proprio bello, bello, bello. Ora vado a mettere mascara. Mascara per chi vuole, può mettere anche le ciglia finte. Io non penso che andrò a metterlo, non lo so, dipende. Se avrò voglia, amiche, non le sto più usando nell'ultimo anno, non lo so, sarà che con la laminazione mi trovo bene, ora non ho neanche la laminazione, però mi trovo abbastanza bene e quindi nulla, vado a mettere un pochino di mascara e torno subito da voi. Allora, amiche, passiamo alle labbra. Matita, questa di NYX nel colore. È una suede matte lip liner Los Angeles 2.0. Vado a ridefinire il contorno delle mie labbra. Allora, in questo modo. E soprattutto, amiche, a Capodanno labbra opache. Perché labbra opache? Perché innanzitutto ho puntato tutto sullo sguardo. In secondo luogo perché con tutto quello che mangeremo, mi sembra il caso. Ovviamente è un parere personale. Potete fare quello che vi pare. Io vi dico, per me labbra opache perché che poi siano rosse, nude. Siccome mangeremo il nostro compagno, i vicini, la suocera, meglio evitare, ecco, di fare delle cagate. Quindi rossetto, amiche, questo è il mio preferito dall'anno scorso. Questo è il Super Stay Matte Ink di Maybelline nel colore 65 Seductress. Fatene uno strato sottile perché altrimenti vi seccano le labbra. Quindi io passo uno strato, come potete vedere, sottile e sfumo i bordi. E questo, amiche mie, è il mio make-up terminato. Vado ora a cambiarmi in modo tale da rendere il tutto un po' più uniforme. Vi faccio vedere anche la base da vicino, senza filtro, senza inganno. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ah, ma mi sono dimenticato il tocco finale, amiche mie. Tocco
Tocco finale. Se vogliamo togliere questa polverosità al nostro viso, perché magari abbiamo messo molta cipria, lo vogliamo rendere più naturale, per quanto tutto ciò possa essere naturale, setting spray. In questo modo. E poi, amiche, aspettiamo che si asciughi. Possiamo sventolare così oppure con il mio fan di Laneige. Ecco qua, amiche, come vi stavo dicendo, guardate la base, lo vedete che è luminosa, però non è unta, cioè vedete che è tutto al proprio posto, messo bene. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate, perché io aspetto i vostri commenti. Siete persone dal look bold? Amiche, io sì, lo sapete, sono una persona che... ama i look carichi, specialmente a Capodanno. Beh, a Capodanno, amiche, qua bisogna tirare fuori tutto, tutto l'armamento. Magari trovo anche fidanzato a Capodanno, non lo so, amiche mie. Quindi qua bisogna fare veramente di tutto. Ed ecco qua, amiche, il look completato. Ho lasciato la maglietta nera, ho messo il blazer nero, che sicuramente indosserò il giorno di Capodanno. E questo è il make-up completato. Ho fatto anche i capelli, ho fatto la mia solita frangia. L'ho fatta un pochino mossa. Ovviamente non è la stessa cosa che, come posso dire, lavare i capelli e farla subito. Infatti, come vedete, questi capelli sparano un po'. Però questo è il look finale. Fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, a me piace un sacco. Io ora registro qualche contenuto e poi vado a preparare la cena in queste condizioni. Allora, amiche, io ho preparato la cena, ho finito di registrare, potete vedere anche il, come posso dire, il make-up anche con i miei occhi naturali. Io ho preparato qua il tutto, dietro vabbè un casino, lasciamo perdere. Non vi ho poi raccontato effettivamente, amiche, come sono andati questi giorni insieme anche con la mia famiglia. Intanto che il riso si raffredda, poi vi faccio vedere cosa sto mangiando. Allora, devo dire che è andata abbastanza bene, nel senso che mia madre e mio fratello sono venuti qua a Milano per 4 giorni. Il primo giorno, appunto, sono arrivati verso le 6, perché praticamente il volo ha tardato di 2 ore. Sarebbero dovuti venire qua alle 4, ma sono arrivati verso le 6. Quindi sono venuti a casa, doccia, e poi li ho portati in una pizzeria qua vicino. Poi il giorno dopo siamo andati a Torino, gli ho fatto vedere Torino. Il giorno dopo ancora gli ho fatto vedere tutta Milano. Il giorno dopo siamo andati a, appunto, a pranzo da mia zia il giorno di Natale. Poi il 26, ossia ieri, sono ripartiti. Che cos'è, amiche, che è successo durante questo periodo? È andato tutto super super bene. Ma mia madre e mio fratello sono due persone che russano, e russano in modo anche abbastanza concitato. Io, essendo una persona che innanzitutto non russo, in secondo luogo sono una persona che ha il sonno ultra leggero e sono insonne, quindi io già di mio non dormo, avere, come posso dire, 2 tromboni, uno a fianco che era mio fratello e mia madre al piano di sotto che ha dormito nel divano letto, posso dire che mi ha tediato, nel senso che il primo giorno ok, il secondo ok, dopo 4 giorni senza dormire, amica, ero scleratissimo, ero... Mi sono sentito un pazzo, praticamente furioso, ed è proprio vero che quando non si dorme, mica, siamo proprio folli. Però è andata molto molto bene, spero che vengano presto a ritrovarmi, anche perché è stato bello andare con loro a Torino, in treno, gli ho fatto vedere quelle che erano ovviamente le cose più belle di Torino, ho pagato il Museo Egizio, li ho portati al Museo Egizio, che era una cosa che mia madre sognava di fare, appunto, come quando siamo andati a ottobre a Roma, che era il suo sogno, vedere il Colosseo. Devo dire che ci siamo divertiti. Ora niente, prossima tappa sarà appunto Giappone nel 2024 con mio fratello. E poi non lo so se appunto magari verso maggio o giugno verranno nuovamente a trovarmi qua a Milano, non lo so. Io invece quest'anno penso che non viaggerò per il mio compleanno. L'anno scorso ero andata a Barcellona perché non ho ancora organizzato nulla. Sono un po' incasinato, sto cercando di capire con la questione monetaria, salone, che cosa voglio fare, e quindi niente, sono un po' in una fase decisionale, quindi non penso che andrò da qualche parte, non lo so, sono un po' pensieroso al riguardo. Poi stanno accadendo mille cose nella mia vita che non vi posso dire, poi
Mano vi svelerò tutto durante l'anno. Vi voglio chiedere una cosa, però: quali sono i vostri obiettivi e propositi di quest'anno? Se riesco, domani voglio proprio registrare un video su questo e caricarvelo sempre prima di, non so, di Capodanno. Vediamo se riesco. Perché l'ho fatto anche l'anno scorso e mi è piaciuto tanto. Non so, scrivetemi qua sotto quali sono i vostri obiettivi proprio, più che propositi, proprio degli obiettivi fissi, che possa essere dimagrire, che possa essere passare di ruolo, possa essere trovare il fidanzato, possa essere andare dalla psicologa. Sono curioso di leggere tutti i vostri commenti. Comunque, passiamo alla cena. Oggi comunque amiche è un vlog bello lungo, come quelli che vi meritate. Allora, qua ho svuotato praticamente il frigo perché avevo delle cose da terminare. Così possiamo passare alla roba che ho comprato stamattina. Ho messo il riso, ho messo un pomodoro, ho messo degli spinaci, ho messo del condì riso e del petto di pollo che avevo appunto da terminare. Quindi ho fatto un mix, ho detto buttiamoci tutto e via così. Beh, amiche, allora io mi sono struccato, ho fatto skincare. Fatemi sapere poi se magari volete anche un video sulla mia skincare serale, super glowy e luminosa. Io mi sono lavato i denti. Ora metto il pigiama e vado a vedere delle serie TV. Quindi siamo al termine di questo vlog che penso sia uscito tipo lunghissimo. Io vi mando un bacio grande grande. Speriamo di fare altri video prima di non so, di Capodanno. Nel caso, amiche mie, ve lo anticipo. Passate un buon Capodanno e ci vediamo nel 2024, se non mi succede qualcosa prima.